Buongiorno, la rassegna stampa del mondo della scuola di venerdì 2 febbraio 2018. Io sono Carmen Dal Monte e comincio subito perché oggi ci sono veramente molte notizie decisamente interessanti. La prima ci viene da Repubblica in un articolo in una cronaca di Ilaria Venturi che ci racconta che cosa sta succedendo praticamente in tempo reale. Bologna, Ateneo in tilt per il concorso della scuola. Qual è il punto? Il punto è che per partecipare al concorso della scuola moltissimi non hanno crediti sufficienti, per cui dopo la laurea tornano all'università e per sostenere gli esami che daranno i crediti per appunto accedere al concorso. Ma quanti sono? Tantissimi. 9.000 laureati senza crediti hanno fatto domanda per i corsi, lezioni al via tra proteste e disagi. Allora, in 9.000 per tentare di salire in cattedra alle medie e alle superiori per un posto fisso nella scuola. È un vero e proprio assalto alla diligenza quello che ha messo in ginocchio l'alma mater. Tante infatti sono le domande arrivate in Ateneo per iscriversi ai corsi in vista del concorso. Il bando per i laureati non abilitati deve ancora uscire. Ma quando arriverà occorre essere pronti. Per accedere al concorso ci vuole la laurea con alcuni esami specifici in antropologia, pedagogia, psicologia e metodologie didattiche. Chi non li ha può rimediare iscrivendosi ai singoli corsi predisposti dalle università. E Bologna è risultata la più richiesta in Italia. Il risultato? Uffici accademici sommersi dalle pratiche, la corsa a cercare aule e docenti, i disagi segnalati dagli aspiranti insegnanti. È come se passasse un ultimo treno e a prenderlo ci provano in tanti, non solo neolaureati e supplenti, ma anche over 50 e giovani professionisti, avvocati e ingegneri, come racconta l'identikit dei 1.200 che hanno fatto domanda all'Ateneo di Parma. C'è di tutto, si è scatenata la lotteria del posto fisso, ma non ci saranno poi tanti posti a disposizione, scuote la testa Luigi Guerra, direttore di Scienze dell'Educazione, cui tocca gestire la difficile partita. Ad oggi l'Ateneo è riuscito a vagliare 5.184 domande per capire se i curriculum dei singoli candidati sono adeguati o cosa manca per avere i 24 crediti formativi previsti per accedere al concorso. E va bene, l'Ateneo, questo è il coso, il punto è, tre corsi sono già pieni, dice, ne faremo altre con sessioni speciali per i non frequentanti, assicura Guerra, la nostra intenzione è stare dalla parte degli studenti. E il concorso in questione è uno dei tre previsti quest'anno, chi lo supera sarà ammesso a 3 anni di formazione con bassi compensi prima di entrare in ruolo e va bene. Noi facciamo gli auguri, però l'idea che si possa imparare qualcosa di metodologia didattica facendo un corso da 6 crediti, pagandolo 120 euro, mi è, come dire, insomma, mi è abbastanza estranea. Passiamo alla stampa invece. Allora, è uscito il dossier della Fondazione Agnelli sugli istituti tecnici e professionali. E la cosa divertente è che, vabbè, ovviamente, Stampa e Sole 24 Ore ci fanno un articolo, dopo vedremo anche quello del Sole, stessi dati, conclusioni opposte. Vediamo, la stampa titola Il flop degli istituti tecnici professionali. Il Sole 24 Ore titola I diplomati tecnici resistono alla crisi. E vabbè, andiamo a vedere quali sono i numeri. Allora, cosa ci dice la stampa? Meno di uno studente su tre riesce a lavorare almeno 6 mesi a 2 anni dal diploma. La riforma dell'apprendistato e il Jobs Act hanno cambiato il volto del mercato. Soltanto il 28% di chi ha preso un diploma in un istituto tecnico o professionale ha lavorato per almeno 6 mesi nei primi 2 anni post maturità. Quasi altrettanto consistente, 27,4% nello stesso periodo, la quota dei NEET, ossia dei giovani che non studiano e non lavorano. E a 2 anni dal diploma, oltre la metà dei ragazzi svolge lavori che non hanno molto a che fare con gli studi fatti, mentre solo il 34% ne svolge uno coerente con il diploma portato a casa. Questi sono alcuni risultati del rapporto della Fondazione Agnelli sull'occupazione dei diplomati negli istituti tecnici e professionali che è stato presentato oggi al Ministero dell'Istruzione, mentre si avvicina la scadenza delle iscrizioni al prossimo anno scolastico, che è il 6 febbraio, fra 4 giorni, quindi chi non l'avesse ancora fatto, provveda. L'analisi, che è la prima non a campione ma censuaria, fornisce un quadro completo, finora mai delineato, su oltre mezzo milione di giovani che hanno finito le superiori
negli anni scolastici 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014. Va bene, quindi non è, a quanto pare, fare un istituto tecnico non è più, garanzia di, lavoro immediato. Si spera che qualcosa cambierà. Per il momento il totale, il 30% dei diplomati ha proseguito con l'università. Gli altri sono entrati subito nel mercato del lavoro, dove però non hanno trovato un contesto particolarmente favorevole. Invece, quindi insomma, un articolo abbastanza pessimista, il Sole 24 Ore, come abbiamo visto prima, ci dice invece che i diplomati tecnici resistono alla crisi, e comincia l'articolo così: anche se la PIL tra gli studenti fatica a crescere, tant'è che i ragazzi continuano a preferire i licei, gli istituti tecnici e i professionali dimostrano di resistere sul quadro del lavoro. A dirlo è un report della Fondazione Agnelli, che giudica lusinghiero, in una congiuntura economica avversa, l'indice di occupazione registrato dai diplomati di questi due percorsi, più o meno il 40%. E va bene. Il quadro non è tutte rose e fiori, anche il Sole 24 Ore ci ricorda che i net sono troppi, non ci dice quanti sono. E ci ricorda anche lui che solo il 34% ha un impiego coerente con il titolo del campione, con il titolo di studio. Se rimaniamo alla scuola, passiamo all'Emilia-Romagna e veniamo al Corriere di Bologna, dove si parla dei docenti a compiti zero. Chi sono i docenti a compiti zero? Quelli che non danno compiti a casa. Quanti sono? In rete sono 30.000 gli aderenti alla corrente alternativa. Non danno compiti a casa, comincia l'articolo. I maliziosi sostengono che lo facciano per non correggerli. Loro dicono che lo fanno perché pagine di esercizi da fare da soli o con i genitori non creano un valore aggiunto per i bambini, anzi peggiorano solo il rapporto con la scuola. Si fanno chiamare docenti a compiti zero, sono pedagogicamente contrari a dare esercizi casalinghi agli alunni, si sono riuniti in un gruppo Facebook e hanno firmato la petizione di Maurizio Parodi, il preside di Genova, che da tempo si batte contro l'assegnazione di lavoro a casa per gli studenti. Su change.org ha convinto 30.000 persone. Allora, tra questi ci sono anche docenti di Bologna e dell'Emilia-Romagna, finiti qualche settimana fa in un albo sul web che mette nero su bianco gli insegnanti e i presidi senza compiti. Nell'albo, che fa una prima fotografia del movimento che si è creato intorno a Parodi, sono 23 i docenti senza compiti in Emilia-Romagna, 10 alla primaria, 9 nelle medie e 2 alle superiori. Poi ci sono due professori dell'università di Parma e Modena, Reggio Emilia, che hanno aderito perché sposano i principi pedagogici dell'appello a Parodi. Poi io sulla questione di senza compiti, diciamo che ho una posizione equilibrata. Secondo me le scuole elementari, soprattutto quelle a tempo pieno, dove i bambini escono da scuola alle 4:30, alle 5 del pomeriggio, oggettivamente non è pensabile dare compiti a casa, anche perché il tempo pieno, che ritengo quello didatticamente migliore, fa sì che il tempo dell'apprendimento e dello studio sia compreso nelle ore a scuola. D'altra parte, uscire alle 5 da scuola e poi fare i compiti non è che sia una cosa, proprio anche dal punto di vista fisico e dello stress, indicata, soprattutto per bambini così piccoli. Per quello che riguarda le medie e le superiori, invece, francamente direi di no. Soprattutto alle superiori, i compiti a casa fanno parte dello studio domestico. Nei licei l'orario settimanale non è equilibrato, è giusto, insomma, va dalle 27 alle 30 ore alla settimana, e soprattutto i ragazzi devono assolutamente imparare a studiare in maniera autonoma da soli, perché altrimenti non lo impareranno mai. Quindi i compiti a casa fanno parte diciamo, della struttura dell'istruzione superiore. C'è la testimonianza di un paio di insegnanti. Una è Laura Mengozzi, 47 anni, che è arrivata in una primaria di Toscanella di Dossa 10 anni fa, e dice che ha dovuto affrontare le lamentele dei genitori, gli sguardi sospettosi delle colleghe, ma è andata dritta per la sua strada. Di compiti non ne assegno, spiega, perché nel tempo mi sono accorta che chi ha una famiglia alle spalle i compiti li esegue ma non migliora, chi invece non ne ha seguito peggiora. Quindi un giorno ha deciso. L'iniziativa è iniziata prima come una cosa in sordina. I bambini così imparano a organizzare il loro tempo e approfondiscono in modo autonomo le curiosità nate in classe. La vera difficoltà, dice la maestra, è nella preparazione delle lezioni. Se vuoi ottenere risultati e facilitare l'apprendimento senza imposizioni, devi trovare sempre
delle strategie per rendere attuali gli argomenti, ma è il bello del nostro lavoro. E quindi, insomma, c'è effettivamente gestire una classe senza compiti per quello che riguarda la parte docente è sicuramente un carico di lavoro in più ed è forse questo il motivo, uno dei motivi per cui non è molto diffusa come strategia educativa, perché significa preparare lezioni, lavorare con loro in aula e non semplicemente dirgli fate l'esercizio da pagina 26 a pagina 29. Chiudiamo come sempre con una notizia di scienza, questa viene dalle scienze.it, sono state scoperte le cellule dell'ansia e adesso speriamo che si trovi anche qualcosa, soprattutto per i molti studenti che sono veramente devastati da questo problema. Allora, un gruppo di ricercatori ha individuato nell'ippocampo dei topi, per il momento, gruppi di neuroni che si attivano in modo specifico in situazioni minacciose ed innescano comportamenti di autoconservazione come la fuga. Si tratta della prima volta che si scoprono cellule correlate allo stato di ansia, indipendentemente dal contesto che provoca l'emozione. I ricercatori che le hanno individuate le hanno chiamate cellule dell'ansia, nessun nome poteva essere più azzeccato, dato che sono i neuroni che nel cervello dei topi si attivano in situazioni pericolose. Si tratta di un risultato eccitante perché abbiamo scoperto una via neuronale rapida e diretta che porta gli animali a rispondere ai luoghi che provocano ansia senza la necessità di coinvolgere regioni del cervello di ordine superiore, ha spiegato Madsen Kerbeck, coautore dello studio. Secondo quanto riportato su Neuron, una struttura del tutto analoga potrebbe esistere nel cervello degli esseri umani. Se così fosse, si aprirebbe una nuova prospettiva di cura per molte persone. L'ansia è un fenomeno neurobiologico normale ed è fondamentale per la sopravvivenza degli animali. È una risposta emotiva a una minaccia, per esempio la presenza di un predatore, che innesca un comportamento di autoconservazione come la fuga o il riparo in una zona sicura. Negli esseri umani però si manifestano anche disturbi d'ansia dovuti a reazioni eccessive, per esempio quando parlare in pubblico evoca la stessa paura che susciterebbe trovarsi sul ciglio di un burrone. E va bene, c'è appunto l'articolo, dopo lo posteremo anche sulla pagina perché è decisamente interessante leggerlo tutto. Io vi saluto, vi auguro un buon fine settimana e ci vediamo. Ci ascoltiamo, insomma, la rassegna stampa tornerà lunedì mattina. Buona giornata e buon fine settimana a tutti.